La medaglia era sicura, bisognava solo decidere la tipologia di metallo. Damiano Rosatelli, 23 anni, vince l'oro imponendosi sul connazionale Guglielmo Bianchi, 21 anni, argento. Campo di gara il Pala Unisa di Baronissi nella terza giornata dedicata alla scherma. Rosatelli vince su Bianchi dopo una sensazionale rimonta battendo 15-10. Precedentemente avevano vinto rispettivamente sul francese Elise e sul giapponese Ueno. Lucani comes in, steps back, looking for the parry post, doesn't get it. Gion through with the attack. 13-10 the score. È la mia prima Universiade ed è stato bellissimo vincere l'oro in casa, ha dichiarato Rosatelli. Nella sciabola femminile Lucia Lucarini conquista l'argento fermata dalla francese Balzar che aveva già vinto sull'altra italiana Michela Battiston che si piazza sul terzo gradino del podio. Le medaglie stanno arrivando, non deludono le nostre aspettative. Un altro oro con Rosatelli e un argento con Lucarini in una disciplina in cui evidentemente contiamo molto. Così Gianni Ippolito, capo delegazione dell'Italia Napoli 2019. Ce la metteremo tutta per essere tra i primi 10 paesi nel medagliere di questa Universiade, ha concluso. Intanto oggi nuove sfide, domani si apre un'altra importante settimana anche per l'agro nocereno sarnese. Una vetrina per il nostro territorio, una vetrina per la nostra città che vede la presenza di due impianti sportivi riqualificati con la presenza di tantissimi atleti provenienti da ogni dove che vedono cimentarsi appunto nel calcio per il San Francesco e il palacoscioni con la pallavolo. Quindi tanto sport, allegria, divertimento ma soprattutto tanta occasione anche di crescita e confrontarsi con realtà differenti dalle nostre. L'inizio settimana prevede in particolare qualche appuntamento rilevante? Allora diciamo che appuntamenti rilevanti ci saranno, ancora non si sanno le squadre perché abbiamo dopo la fase di qualificazioni le semifinali e le finali di calcio e di pallavolo, quindi siamo letteralmente in attesa di scoprire chi allieterà le finali a Nocera Inferiore.